Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mentre danno le notizie di quella giornata, di quello che era avvenuto nel campo nazionale, danno la notizia che io avevo preso l'ergastolo per l'omicidio di Ignazio Salvo, io, Luca Bagarella e tanti altri. Quando poi riprese l'argomento e diede la notizia più chiara di come erano andati i fatti, di quel processo e di quella condanna all'ergastolo mia e di tutti gli altri, e siccome ero già nervoso, cioè agitato per le discussioni che avevo avuto con il Monticciolo, senza riflessione, con un attimo di impulsività, senza discutere come ho fatto con altri fatti precedentemente, gli ho detto a Giuseppe Monticciolo di uscirsene. Quindi tutta la responsabilità mia e di nessun altro, dicendogli vattene e vai a sistemare queste cose, cioè nel senso che vai e lo vai a uccidere. Dopo l'omicidio del bambino, lei delle modalità di dissolvimento del cadavere, diciamo che l'avrà intuita, no? Sì, gliel'avevo detto di adoperare l'acido per uscirci nel tetto. Più che altro per togliere la prova, cioè non scomparire, non se ne parlare più.